ragazzi, ciao a tutti e ben ritrovati. Oggi siamo in compagnia di due smartphone, Nokia Lumia 930 e Samsung Galaxy K Zoom, due smartphone che vengono elogiati per la loro capacità fotografica. Vi dico subito che secondo me non sono effettivamente paragonabili, in quanto abbiamo due ottiche da 20 megapixel, due ottiche buonissime, ma uno zoom da 10x su K Zoom. Abbiamo un display che è leggermente peggiore su K Zoom, è anche più piccolo, un form factor molto più tozzo per K Zoom rispetto a Lumia 930, ma due fotocamere completamente diverse. A livello telefonico 100 volte meglio Lumia 930, in quanto audio in capsula, microfoni, speaker e microfoni anche in speaker viva voce si comportano molto molto meglio. Ricezione si comporta leggermente meglio il nostro, anzi non leggermente, abbastanza meglio il nostro Nokia Lumia 930. A livello di browser abbiamo due browser abbastanza simili. Adesso io non voglio fare un confronto sui per quanto riguarda i due smartphone, perché sono due smartphone completamente diversi, ve lo dico, lo ammetto. Le notifiche arrivano benissimo su entrambe, abbiamo tantissime applicazioni ormai anche su Windows Phone. Andiamo a parlare di fotocamera, quella che effettivamente voglio andare a trattare. Partiamo dal presupposto applicazione, ripeto, come quella di Nokia non ce ne sono. L'unico è Vivo, che si è avvicinato molto, ma Nokia rimane ancora la migliore secondo me. Abbiamo quindi, vedete, facendo uno slide verso l'alto, passiamo all'applicazione Pro, dove possiamo andare a gestire velocissimo tutte le impostazioni professionali, quindi ISO, apertura, tempo di esposizione, cosa che invece con K Zoom non possiamo fare. Con K Zoom è la classica fotocamera di Samsung, quindi possiamo andare a scegliere bellezza volto, panoramica, tour virtuale, HDR, notte, scatto multiplo, tutto quello che volete, ma di settings effettivi con cui andare a giocare ce ne sono pochissimi. Possiamo andare a scegliere la dimensione della foto, quindi se fare una 16 doni a 15 megapixel o una 20 megapixel a 4/3. Io però adoro le 16 noni, quindi mi danno abbastanza fastidio i 4/3 e i 3/2. Mi spiace questo, perché non posso andare a sfruttare tutti i 20 megapixel. Tuttavia, li ho provati entrambi, devo dire che le foto sia a 15.1 che a 20 megapixel vengono scattate veramente benissimo. Video anche qua purtroppo non abbiamo in 4K, non so per quale strano motivo, spero che con un aggiornamento risolvano anche questa cosa. Abbiamo solo i Full HD. A me sinceramente non cambia molto, perché i video che faccio li faccio in Full HD non avendo poi display a 4K, quindi sì, è vero, abbiamo il G3, però se guardo un video me lo guardo su un computer. Poi vabbè, abbiamo le solite impostazioni, quindi nulla a che vedere con le impostazioni avanzate che ha il nostro Nokia Lumia 930. Ripeto, possiamo andare a gestire praticamente tutto. Andiamo poi a parlare di scatti fotografici. Prendo il nostro pacchetto di chic e andiamo a scattare subito una foto velocissima, così, punta e scatta. Allora, vi dico subito che secondo me, se facciamo foto panoramiche o... facciamo foto panoramiche, oppure facciamo macro, oppure facciamo foto dove non andiamo quindi ad utilizzare, mi è venuta mossissima tra l'altro, ok, era quella di prima, dove non andiamo a utilizzare lo zoom, secondo me il nostro Nokia Lumia 930 si comporta molto molto meglio, sia a livelli di colori che sono più naturali, sia, adesso qua ovviamente essendo, no, in realtà sono due AMOLED, quindi si dovrebbe vedere abbastanza simili. Vedete, a livello fotografico, secondo me, senza zoom, si comporta molto meglio il 930. Sia come colori, ripeto, che come qualità effettiva della foto. Ma se noi andiamo a prendere, dobbiamo fare molte foto con uno zoom. Adesso io qua sto facendo uno zoom 10x, penso che ce lo faremo bastare. Anzi no, facciamo zoom massimo con entrambi i dispositivi, così vediamo come effettivamente si comporta. Vado a scattare la foto con il mio K Zoom. Adesso qua faccio. E poi zoom al massimo anche con il mio Nokia. Ok, non me l'ha scattata. Zoomiamo al massimo.
Ok. Apriamole su entrambi i dispositivi. E effettivamente qua vedete la differenza. Cioè, queste qua sono le foto scattate. Poi noi possiamo andare a zoomare parecchio la foto qua, effettivamente. Però vedete, la qualità non è la stessa, perché se noi andiamo a zoomare qua, qua andiamo veramente a prendere la singola lettera di una bottiglia che è a 2 metri di distanza da me. Quindi a livello di colori, anche qua vedete, il colore è sicuramente meglio rappresentato da Lumia 930, ma non abbiamo nulla a che vedere a livello fotografico per quanto riguarda soprattutto la parte zoom. Quindi se noi andiamo a scattare delle foto solo senza zoom, quindi primi piani, oppure, che ne so, panorami, macro, 930 è meglio. Io sono di questa idea. Poi ci saranno i finti fotografi o gente che si dice fotografa, professionista, io non lo so, è sempre pieno il web purtroppo, diranno il contrario. Però, secondo me, dal punto di vista fotografico, senza andare ad utilizzare nessun tipo di zoom, si comporta molto meglio 930. Se noi siamo persone che fanno molte foto e che in molte foto ci piace andare a cogliere il particolare con uno zoom, anche magari da lontano, questo K Zoom è ineguagliabile da nessuno smartphone. Anche il 1020 io l'ho avuto e l'ho provato anche insieme perché ce l'aveva un mio amico con cui mi sono visto in questi giorni. Anche con il 1020 andando a fare sia uno zoom subito che uno zoom post-produzione non si raggiungono i livelli di qualità immagine di questo K Zoom. Quindi, fotograficamente, secondo me, nel complesso, il K Zoom è il miglior smartphone ad oggi sul mercato. Io lo sto tenendo e utilizzando molto, essendo in vacanze e facendo molte foto, e devo dire che mi sto trovando benissimo. Telefonicamente parlando, poi è un altro discorso. A livello di estetica, preferisco il 930, a livello di potenza, preferisco il 930, a livello di telefono in chiamata, messaggi, eccetera, eccetera, preferisco il 930. Quale sceglierei tra i due? Se dovessi utilizzare tutti i giorni uno smartphone, amando le fotografie e facendo tante foto, probabilmente sceglierei il 930 per il semplice fatto che è un dispositivo più portabile e che a livello telefonico mi offre qualcosa di più. Tuttavia, questo K Zoom probabilmente lo terrò con me, non so se lo terrò sempre come primo telefono, questo ne dubito, ma quando andrò a fare vacanze o qualsiasi tipo di attività dove fare foto e farle bene, belle, perché voglio dei bei ricordi e non una foto che poi guarderò solo sul dispositivo e così via, mi porterò dietro il K Zoom. Quindi io sinceramente non saprei quale dire tra scegliere tra i due. Fotograficamente sceglierei K Zoom, ma parlando di telefono e foto, al 90% probabilmente mi butterei su Lumia 930. Telefonicamente molto meglio, fotograficamente ottimo 930, superlativo K Zoom. K Zoom però diventa un dispositivo abbastanza impegnativo a livello di peso e di larghezza. Penso di aver detto tutto, anzi no, batteria 930 superiore. Ho fatto con entrambi i dispositivi staccati alle 7, con più o meno lo stesso utilizzo, sono arrivato alle 20 con K Zoom e alle 22 con Lumia 930, quindi Lumia livello batteria migliore di K Zoom. Due dispositivi elogiati per la loro fotocamera e che anch'io elogio per la loro fotocamera, fotocamere però che sono secondo me diverse, K Zoom più completo in generale a livello fotografico, ma così doveva per forza essere perché se anche fosse stato inferiore sarebbe stato un dispositivo veramente flop così com'era S4 Zoom dal mio punto di vista. Penso di aver detto tutto riguardo a questi due smartphone, questa comparazione doveva essere più una comparazione a livello fotografico e non a livello telefonico, però vabbè, ho detto anche altri particolari. Questo è tutto. Ciao a tutti, ragazzi, da Daniele per Spazio Hi Tech.